Bene, allora per fare questo viaggio ho bisogno di un pennarello e di un mazzo di carte. Non solo, anche dei vostri telefoni a faccia in giù. Dovranno rimanere così per tutto il tempo. Per farvi capire il concetto di viaggio nel tempo, dovete dare un'occhiata a questo pennarello qua, perché basta un istante per farlo sparire, ma se torno indietro nel tempo, lo faccio riapparire. Bello. Frank, vorrei iniziare da te. Sì. Vorrei che mi puoi aprire la fotocamera del tuo telefono. Sì. Mi mostro questo portadocumenti vuoto, ok? Devo scattarti una foto. Quindi, a me? Sì, okay. Sì, sì. Me lo tieni così questo portafoglio? Sì, come se fossi dell'FBI. Ok. Ok, guardami. Gli faccio da via. Perfetto. Qui blocco il telefono. La foto deve rimanere lì, non ci serve per il momento. Ok. Quindi il portafoglio vuoto lo teniamo in tasca. Federica, posso sì. continuare con te? Sì. Allora, come ho già detto prima, parto con un mazzo di carte che sicuramente tutti voi per forza conoscete, mazzo da poker. Sì. Per rendere, diciamo, questo viaggio interessante, quando vuoi, mi indichi una carta, quella che vuoi tu, quella che vuoi. Questa. Ok, falla vedere a tutti tranne che a me. Tranne che a me. Ci siamo? Quando vuoi la reinserisci nel mazzo. Bene, adesso abbiamo la carta di Federica all'interno. Ovviamente non ditemi mai la vostra carta. Schiocco le dita, quindi gesto magico. Dimmi solo sì o no, asso di picche? No. No? No. Prendi il pennarello? No. Fai una firma bella grande. Bene. È indilebile. Allora, di solito io quando sbaglio giochi di magia faccio questa cosa qui. Prendo l'asso e lo strappo in quattro parti, in questo modo, firmato. Puoi mettere un dito sopra e rimane così. Adesso ditemi la carta di Federica. Ditemela. Sette di cuori. Sette di cuori. Effettivamente è messa all'interno. Dove volevi tu? Quindi, per risolvere la situazione dovrei tornare indietro nel tempo e scambiare le due carte. D'accordo? Stai attenta, perché succederà esattamente... adesso. Wow! Ti prendo l'asso di picche, firmato, strappato, che era sotto la tua mano. Puoi guardare, per favore? Puoi far vedere a tutti cosa avevi sotto? Sette di cuori, si sono scambiati. Posso utilizzare la tua mano? Sì, certo. Allora, mi fai il favore di stringere i quattro pezzi, stringi più forte che puoi. Stringi più forte e rimani così tutto il tempo. Fino a quando te lo dico io. Sì. Grazie. Fino a quando te lo dico io. Joe, posso chiederti un favore? Certo. Mi dici un numero dal 5 al 9, quello che vuoi. 7. Ok. State a guardare. Adesso sono le 16 e 6 minuti. Tu hai pensato al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minuti indietro nel tempo. Siamo tornati letteralmente indietro. Adesso sono le 15 e 59, ma non solo il mio di telefono, anche il vostro, controllate. No, ya. Yeah. Controlla, controlla. Ma go, wow. 15 e 59, ma non solo il vostro, tutti noi in questa sala siamo tornati indietro, se date un'occhiata al telefono. Sono le 16. Federica. Perché ha scattato. La tua carta era strappata, l'ho dato in mano a Mara. Quindi se siamo tornati indietro, la carta adesso si è ricostruita. Controlla. È vero. Si è ricostruita, sette di cuore. Wow! Bravo! Grazie. Vorrei concludere con Frank. Sì. In realtà io tutto questo l'ho già vissuto come un déjà vu. Il momento che abbiamo catturato prima, in realtà adesso si è trasformato in un ricordo di un evento passato. Il portafoglio era vuoto. Vai a guardare l'ultima foto che ti ho scattato, per favore, fai uno zoom anche, per favore. Ma veramente? L'ultima foto. Fai uno zoom e fai vedere a tutti.
7 liquori, che ovviamente prima non c'era. Piena come ricordo. Devo dire eccezionale. Grazie. Questo, molto gentile. Beh, veramente sei proprio forte, ragazzi. Sono venuti diversi che hanno questo talento, ma come il tuo che mi ha colpito non ho visto nessuno. Grazie di cuore. Grazie. Stefano, hai costruito un numero perfetto, secondo me. Grazie. Sei un mago a tutti gli effetti, hai fatto tantissime cose diverse. Hai integrato sia la tecnologia che la tua manualità, un numero proprio ben fatto che secondo me funzionerebbe ovunque nel mondo, quindi sei un grande talento. Grazie ancora. Sì, più di quello sei molto smooth, come diciamo noi, hai una fluidità e confidenza. È veramente bravo, 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 molto professionale. Grazie. Bravo. Sì, anche a me sei piaciuto tantissimo, hai fatto tutti i numeri, l'uno più bello dell'altro e tutti collegati, quindi super bravo, è stato un momento veramente unico. Bravo. Grazie, sono davvero felice. Ok, allora passiamo alle votazioni, Joe. Per me è uno dei più grandi maghi che abbiamo mai visto in questo programma, assolutamente sì. Wow. Addirittura? Anche per me sì. Wow, grazie Frank. Guarda, per me certamente sì. Grazie. E allora sono 4 sì. 4 sì. Bravissimo Stefano. Grazie. Bravo, bravo. Grazie a voi giudici. Bravo. Ciao.